No, sicuramente poteva finire anche in maniera diversa. La Juve ha creato le sue palle gol. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Sicuramente non ci è mancato il coraggio, perché giocare per come siamo entrati in campo, di come abbiamo messo la squadra, sicuramente ce la siamo giocata a viso aperto. Non abbiamo avuto paura. Bakayoko, Zielinski, due centrocampisti, Insigne, Lozano, Politano e Osimhen davanti, ce la siamo giocata. Sicuramente abbiamo fatto una grande partita di cuore. Primo tempo qualcosa l'abbiamo fatto, secondo tempo a livello tecnico pochissima roba. Il pallino dei giocatori hanno avuto sempre loro, ma era quello che dovevamo fare e si sapeva. Grazie ai miei giocatori per la prestazione che hanno fatto, per l'impegno, per la voglia. Ho visto grande spirito. E sicuramente in questo momento ce la godiamo e speriamo di riuscire a recuperare tutti quanti, perché quando si gioca ogni 3 giorni abbiamo bisogno. Adesso speriamo di non perdere più nessuno e di riuscire a recuperare i giocatori, perché ne abbiamo veramente bisogno. Ah, il problema è che dopo ne perdi un'altra e ritorni di nuovo punte da capo. Io penso che in questo momento... Ma io voglio ribadire un concetto, perché sennò qua non se ne esce più. Io faccio l'allenatore, non ho cominciato l'anno scorso, perché qualcuno pensa che ho cominciato l'anno scorso, sono da un po' di anni che faccio l'allenatore. Quando non arrivano i risultati è giusto che l'allenatore paga per tutti ed è il primo responsabile. Ecco, a me non mi dà fastidio quando dicono che sono scarso o posso sbagliare un qualcosa. L'importante è che non, come è successo qua più di una volta, e anche giornali importanti, che si parla a livello personale di robe che non c'entrano. Si deve giudicare l'allenatore, se è bravo o scarso, se qualcuno pensa che sono bravo, qualcuno pensa che sono scarso, e quello tutti quanti possono dire questo. Dopo alla fine è importante che non si va su altri argomenti, perché non li accetto. L'ultima cosa, ma la barba è un fioretto? Hai fatto un fioretto? No, nessun fioretto. Ieri c'era una macchinetta, mi ha lasciato un buco e non volevo andare dal barbiere perché non volevo parlare, non l'ho fatto venire. Dopo tanti anni mi sono messo in cabina di regia da solo, sono andato oltre e ho dovuto fare sta roba qua, però va bene così. Io penso che chi mi conosce sa, se avevo l'1% che la squadra non stava con me, secondo te stava ancora qua? Io o già me ne ero andata a casa? Chi mi conosce sa che io vivo di emozioni, vivo in un certo modo. Ho sempre pensato che qualsiasi cosa, da quando sono arrivato, io e il mio staff proponiamo, è sempre stata una squadra con massimo, che ci ha messo grandissimo impegno. Le ultime 2 o 3 partite devo dire che abbiamo preso dei gol incredibili, perché chi sa come lavoriamo tanto sui 4 della linea o certe volte quando vogliamo cambiare, e non abbiamo preso gol bellissimi, specialmente i primi due con l'Atalanta dovevamo rompere, non abbiamo mai rotto. A Genova in fase di impostazione abbiamo sbagliato, e su errori, perché viene anche, non bisogna sottovalutare che Maximovic ha scadenza. Tu sai meglio di me, quando un giocatore ha scadenza bisogna ringraziarlo. Rachmani sicuramente gli ho dato meno minutaggio di quello che meritava, però quando c'hai gente come Manolas, Koulibaly, capisci che non è facile cambiare spesso, e ho sempre avuto la sensazione che la squadra ci ha sempre seguito, e questo era un qualcosa che ci ha sempre dato fiducia. È normale che se andiamo a analizzare tutto l'andamento della stagione, di che partita, come abbiamo perso certo tipo di partita, i giocatori che ci sono venuti a mancare, perché se ricordate le prime 5-6 partite eravamo una squadra che giocava un calcio incredibile, con Osimhen che faceva la riga e mezza a tutti le difese avversarie, Driss stava bene. Dopo mano a mano ci sono venuti a mancare tanti giocatori, abbiamo perso per strada, e sicuramente a livello caratteriale, a livello di mentalità, qualche partita l'abbiamo regalata, perché se oggi stiamo qua e andiamo a giudicare tutte le partite che abbiamo fatto, penso che se dico che Napoli aveva 4-5 punti in più, non dico robe sbagliate, non dico robe sbagliate. Penso che in questo momento bisogna assumersi anche le nostre responsabilità, perché 5-6 punti per strada l'abbiamo regalati.